La risposta sono le idee. È buono qui? È buono. Ma qual era la domanda? Esistono modelli perfetti di cui il mondo sia una copia imperfetta? Ebbene sì, ho tagliato il crine. Dopo aver trattato nello scorso video di Socrate, il mito, oggi tratteremo del suo allievo più prolifico, ovvero Platone. Va sottolineato che per gli storici della filosofia determinare le differenze tra la filosofia di Socrate e quella di Platone sia un vero rompicapo. Questo perché, seppur Platone lasci molte testimonianze scritte a differenza del maestro, queste testimonianze scritte hanno la forma di un dialogo in cui proprio Socrate è spesso protagonista. Quindi è molto difficile rendersi conto di quale sia il confine tra Socrate e Platone. In questo primo video su Platone introdurremo la dottrina delle idee, che è il perno attorno a cui ruota tutta la filosofia platonica. Per prima cosa dobbiamo eliminare questo. O ha una lampadina su per lo sfintero o il suo colon ha avuto un'idea geniale. Perché non è affatto questo il tipo di idea a cui fa riferimento Platone. Idea deriva infatti dal verbo idein, che letteralmente significa vedere. Le idee sono dunque cose che si vedono, ma non con i nostri occhi sensibili, bensì con gli occhi della mente. Infatti, Platone sostiene che possono essere raggiunte solo tramite l'intelletto e diventano dunque degli enti intelligibili. Per percepire un'idea, Platone utilizza il metodo del TST, il che cos'è, socratico, ovvero una volta che attraverso l'intelletto e non tramite l'esperienza definiremo un qualche tipo di virtù, come il bello, la giustizia, o il coraggio, allora staremo percependo con gli occhi della mente la idea di bello, di giustizia e di coraggio. Ma in che modo le idee si rapportano al mondo? Scopriamolo con un esempio pratico che vale più di mille parole. Iperuranio! Salve, sono il dottor Sadrei, benvenuti nella mia cucina. Allora, come abbiamo detto prima, secondo Platone esistono delle idee su cui si fonda il nostro mondo sensibile. Queste idee però esistono effettivamente nell'universo perché secondo Platone si trovano in un luogo altrettanto intelligibile come le idee che viene definito appunto iperuranio. Grazie ai nostri potenti mezzi possiamo quindi rappresentare l'iperuranio come il luogo dove si trovano le idee e il mondo sensibile, ovvero dove esistono tutti i corpi che siamo in grado di percepire normalmente. Secondo Platone, i corpi che siamo in grado di percepire nella nostra vita quotidiana sono delle imitazioni delle idee, che sono la loro rappresentazione perfetta. Quindi, secondo Platone, ogni corpo che fa parte del nostro mondo partecipa di alcune idee. Vediamo cosa intende. Poniamo come esempio che questo meraviglioso bicchierino azzurro sia io. Io, in quanto essere umano, parteciperò abbondantemente dell'idea di uomo, l'idea di bello e abbonderei anche sull'idea di intelligente. Questo dunque sarei io, che partecipo in diverse quantità di diverse idee. Ad esempio, non partecipo affatto dell'idea di molestia. Per spiegare la sua dottrina delle idee, Platone utilizza il mito del demiurgo. Questo termine deriva da demios, che vuol dire del popolo, ed ergon, che vuol dire lavoro. Quindi il demiurgo sarà un lavoratore del popolo e, in italiano, viene tradotto come artigiano. Il demiurgo di Platone è la figura divina che creò il mondo. Alla stessa maniera di un artista, che crea la propria opera a partire da un modello, il demiurgo crea il mondo a partire dalle idee. L'uomo è dunque, come ogni altra cosa, una copia imperfetta di un modello perfetto, secondo Platone. E ognuno di noi è una pennellata sulla tela del demiurgo.